Buongiorno, chiamo il Micio. Lui vive in quest'angolino. Ciao Micio. Così tutti quelli che passano, quando passano all'angolo, gli fanno una carezza. Adesso continua da solo. Noi invece abbiamo un sacco di novità. Praticamente, allora, quante volte hai pensato da domani inizio a fare post, per l'altro sto andando al bar? Cosa che è una riflessione interessante. Se non ti convinci mai, non cominci mai. Quindi comincia, poi in qualche modo si farà. Nuovi strumenti per fare pubblicità, praticamente le promo che diventano più facili da gestire su shopping, abbastanza interessante, anche altri strumenti di Google. In top per Zuckerberg, Meta, l'hanno già registrato, e questa è veramente bellissima. E ora che si inventa? Non lo so, sarà divertente, comprerà tutto, tanto soldi non gli mancano. Come cambiano i CTR con le nuove evoluzioni della SERP e Screaming Frog, come possiamo usarlo in quell'ottica? Google My Business cambia nome, sta rimbalzando su tutte le bacheche. Leggete i vari interventi perché si impara qualche cosa. Forse non cambia solo nome, ma qualcosa di più, qualche strumentino diverso. Perché non vedo la mia recensione su Google Maps? Questo fa sempre girare le scatole. Un po' di riflessioni. Prezzi gonfiati e super sconti. Conviene essere sinceri o prima bombare il prezzo e poi super scontarlo? Probabilmente la seconda, e questo fa un po' ridere. Cioè, insomma, però un caso studio veramente interessante. WhatsApp, i messaggi si potranno cancellare, evviva. URL rilevata, ma attualmente non indicizzata. Problema tipico che abbiamo su Search Console, come risolverla? Una bella discussione. Sempre su Search Console, un'analisi degli errori utilissima. Perché abbandonano il carrello nell'e-commerce? Quali sono i motivi per cui questo avviene? Spesso poca chiarezza, però insomma è un po' più profonda la riflessione. Google annuncia un altro aggiornamento anti-spam a novembre 2021. Come analizzare il traffico del sito, che non fa mai male? Siti editoriali, e quando fai le news, quindi rischi di farti cannibalizzazione da solo con le vecchie news. Quindi come gestire questi casi qui? Google Ads, il problema dei target geografici che ha fatto impazzire tutti, cioè il fatto che non funzionassero più e quindi arrivava gente a caso, probabilmente l'hanno risolto, finalmente. 10 software gratis per il PC, fanno comodo. Gclid, che è il metodo di tracciamento che usa Google Ads, che praticamente sostituisce l'UTM. Nel caso di iOS 14, se il problema di tracciamento di iOS 14 viene risolto come Google Ads ha trovato dei metodi, però bisogna conoscerli e un po' studiarseli. Apple Music, meno famosa ma abbastanza utilizzata, tra l'altro paga anche di più i creator e forse anche più utile per pubblicità. Bello studio. Sempre più italiani usano Facebook, ma per meno tempo, da approfondire. Novità sul posizionamento dei Reels e cavoli vari, tutto da studiare. PageSpeed Insight, finalmente si rinnova e dà molte più informazioni, anche qui diversi contenuti. Scambio di ruolo al lavoro, bellissimo caso dove ci dovremmo mescolare, e fa benissimo, ci credo un sacco. L'algoritmo del Page Experience da febbraio anche su desktop, perché questa è veramente rivoluzione. Uno studio sulle campagne local, che secondo me sono stramega importanti, ci ho sempre creduto un sacco, da Google Ads ai social, local, drive e via dicendo. E infine animali ubriachi che si ubriacano mangiando frutta marcia, tipo il gatto da giù, che mangiano la frutta marcia per terra e ci rimangono secchi e duri, ma il video è stupendo. Detto questo, buona giornata, vado a prendere il caffè. Ciao.